Allora, buongiorno a tutti. Come sapete siamo qui oggi per ricordare la ricorrenza del 10 febbraio, cioè il giorno del ricordo. Voi vedete alcune cose sullo schermo, vero? Allora, lassù in alto, quel logo in bianco, che cos'è? Chi mi sa rispondere? Che cos'è? È lo stemma del Friuli Venezia Giulia. Esatto. Perché questa, bravissimo, perché questa conferenza fa parte di una serie di incontri che rientrano in un progetto sponsorizzato e organizzato dalla nostra regione. Poi la NVG di Gorizia, di cui io sono presidente attualmente, la UIL Scuola Gorizia, che è un sindacato, l'IRASE, la prefettura, Sua Eccellenza Signor Prefetto, ogni anno è sempre presente, e il Comune di Gorizia. Le immagini che voi vedete sono di una bambina, vero? Cosa sta facendo quella bambina? Chi sa dirmi? Si sta preparando le sue cose per andare via. Bravissimo, sta preparando le sue cose per andarsene. Poi le recupero di alcune salme, possiamo immaginare, no? Qualche folla, e poi l'esodo da Pola, la città da dove tra gennaio e febbraio del 47 una gran parte della popolazione, la quasi totalità della popolazione, dovette andarsene. Vedete questo giallo? Vedete il progetto? I giovani sulle tracce della memoria, perché questo è il nome del progetto, ok? Ecco qua, forse così si vede meglio? Allora, io sono io, scherzo per la verità. E questo è il logo, no, della mia associazione. È già tutto pronto. Quali città sono? Vediamo, primo banco, prima fila, fanciulla, dimmi. Quali città sono ricordate qui? Vedi? Gorizia, Venezia. Venezia, il Leone di San, certo, il Leone di San Marco che rappresenta Venezia, poi gli stemmi di Fiume, Gorizia, Zara e Istria, e quella lavanda bianca rappresenta la città di Trieste. E tutto questo è nello stemma della nostra associazione, che si chiama, vedete, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, patto. Allora, il giorno del ricordo. Prima cosa, una cosa bellissima, sapete, cosa si ricorda? La tragedia di tutte le vittime delle foibe e l'esodo degli istriani, fiumani e dalmati, e nell'insieme la storia del confine orientale. Perché proprio il 10 febbraio, non una qualsiasi altra data? Vedete, la legge del numero 92 del 30 marzo del 2004 l'ha stabilita in questa data perché è la data, vedete, della pace di Parigi, stipulata il 10 febbraio del 47. Eccola. Che cos'è la pace di Parigi? Cioè, che cosa sancisce la pace di Parigi? Quella parte evidenziata in colore arancione, ditemi che la vedete? Un coro? Sì. È la parte dei territori che verranno ceduti. Il Carso, l'Istria naturalmente. La vedete, Cherso, l'isola di Cherso e di Lussino, la città di Fiume, è piccolina laggiù, è molto piccola laggiù in fondo, poi la vedremo meglio in altre occasioni, la città di Zara. Vado. Allora, prima domanda che uno si potrebbe fare, ma cosa ci facevano gli italiani in quella zona? Vedete come mai i confini dell'Italia si estendevano fino alle terre dell'Istria e della Dalmazia? E quando e per quali motivi circa 350.000 italiani furono costretti a fuggire? E questo vuol dire esodo, va bene? E la fuga, ok, degli italiani. Io dico italiani perché siamo qui, ma sono stati anche molti croati e sloveni che non avevano accettato il regime comunista di Tito. Cosa sono quelle foibe? Quante persone vi hanno perso la vita? Dove si sono dirette gli esuli? Come sono stati accolti? Quindi oggi io mi propongo di rispondere a questo quattro domande. Grazie, aiutatemi sempre, che non mi ricordo poi tutte le parole se non mi aiutate voi, ma almeno mi accorgo che mi venite dietro, ok? La Venezia Giulia è una terra di frontiera, è anche terra di confine. Terra di frontiera perché vedete, e c'è la compresenza da tanto, ora vedremo da quanto, da secoli intendo, di popoli diversi, latini, tedeschi e slavi. A quando risale la presenza di latini, inseriamoci naturalmente i veneti e gli italiani nella Venezia Giulia e nella Dalmazia? Ecco, pronto, chi mi sa leggere ad alta voce? Da quando sono i latini? Ciao,
181 avanti Cristo. Io aggiungo fondazione della città di Acqui. Bene. E poi il 476 cosa rappresenta? La fine dell'impero romano. Bravissimi. La fine dell'impero romano. Successivamente Venezia, tra il 900 e il 1797, che è l'anno della pace di Campo. Napoleone? La pace di Campo Formido. Poi il Regno d'Italia, a partire dal 1919, la fine della prima guerra mondiale. Ecco, quello che abbiamo detto, ora lo vediamo, ok? Ecco l'impero romano, voi vedete che l'impero romano, vedete quelle X ovviamente, numero romano, decima regione, no? La decima regione dell'Italia, che si chiamava Venezia ed Istria, vedete che arriva fino a comprendere quasi l'intera Istria, vedete quel colore azzurrino, vero? Ecco, fino a là arrivavano i confini dell'Italia, poi naturalmente c'è Venezia, vedete che Venezia si estende fino a tutta la Dalmazia, vero? E l'Istria fino alla Dalmazia. Qua invece era in Italia, poi lo rivedremo più ingrandito. Le parti in arancione, vedete, sono i territori acquisiti dall'Italia dopo la prima guerra mondiale, col trattato di Saint Germain, e successivamente anche a Pallo. Via, più in grande, quindi fine dell'impero romano. Ecco, e dove arrivano i popoli slavi? In questo momento, fino a questo momento, e neanche dei tedeschi, non abbiamo parlato in modo esplicito. Ecco, i popoli slavi, gli amici sloveni per esempio, no? Che sono dall'altra parte di quello che oggi non è più neanche un confine, arrivano intorno al VI-VII secolo d.C. Tanto per intenderci, vicini ai Longobardi, vero che vi ricordate i Longobardi? È perfetto. All'epoca erano lì vicino agli Unni, e questa, vedete quel segno rosso, naturalmente confine tra l'impero romano d'Oriente e d'Occidente, rappresentato dal fiume Drina. E poi ci sarà l'impero di Carlo Magno. Ecco come arrivano qua, giusto almeno in parte, una delle motivazioni per cui arrivano poi qua i popoli di origine germanica. Questo risale ovviamente all'800 d.C., queste immagini. E ora Venezia. Guardate fino a dove estendeva il suo territorio, il suo dominio. Venezia, come vedete, ha conquistato l'intera costa, addirittura anche il centro, qua si vede per un periodo, la massima estensione, istriano e dalmata, ok? Guardate la Grecia, tra l'altro. Via. Un grande salto. Quando finisce la storia di Venezia? Abbiamo accennato un attimo fa, vero? 1797, dopo Campo Formido, i territori di Venezia passano all'Austria. Questa cartina, come è scritto ben sotto, evidenziato, rappresenta una situazione un po' successiva, la massima estensione dell'impero austro-ungarico, quindi è durato dal 1867 al 1914. Vedete che l'Istria è finita, è vero che si vede? È finita tra i possessi dell'impero asburgico. Ora, in 70 anni, carissima Barbara, in sintesi, in un'unica slide, e vai, semplificata. Allora, tra il 48 e il 14, quello che può interessare a noi, in tutta Europa nascono dei nazionalismi, cioè conflitti, tensioni fra tutti i gruppi etnici più forti e quelli che erano meno. Gli Asburgo, nel loro grandissimo impero che abbiamo appena visto, vero? Nel loro grandissimo impero, non furono in grado di affrontare questa situazione, non cercarono di mediare tra i diversi popoli, ma fecero i propri interessi. Dopo la perdita del Veneto, avvenuta nel 1866, a seguito della terza guerra di indipendenza, favorirono l'affermarsi dell'etnia slava. Perché era più fedele, in quanto non aveva uno stato slavo. Jugoslavia, Serbia, qualsiasi cosa, non esistevano come stati autonomi, assolutamente. E invece gli italiani avevano un regno d'Italia alle spalle e quindi erano più pericolosi, tra virgolette, no? Perché si temeva a ragione, che volessero che l'Italia concludesse una quarta guerra di indipendenza. Alcuni storici valutano la prima guerra mondiale quasi come una quarta guerra di indipendenza, va bene, per contrastare quindi l'irredentismo, cioè il desiderio degli italiani di ricongiungersi alla madre patria, quello che consideravano la madre patria. Un'altra ipotesi era quella del trianismo, cioè l'impero asburgico stava decidendo di concedere delle autonomie agli slavi e quindi di creare un impero austro-slavo-ungarico, va bene? Vedete? Austro-slavo-ungarico, cioè quindi di farvi capire che volevano tutti e tre i gruppi
avere delle autonomie all'interno dell'impero. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento il clima divenne incandescente. Italiani, sloveni, croati, ognuno voleva affermare la propria identità culturale ed etnica. C'erano i nazionalisti sloveni, volevano maggiore autonomia nell'impero e volevano una regione dalle Alpi al mare, dal Monte Nevoso al Tagliamento. Praticamente, idealmente, dalla città di Fiume salite leggermente con una cartina, tracciate una linea con Trieste e lì in quel posto c'è il Monte Nevoso, fino al Fiume Tagliamento, una regione con delle autonomie per gli sloveni. Poi c'erano i nazionalisti croati che erano indipendentisti, volevano addirittura uno Stato indipendente dall'impero, va bene, austro-ungarico. Poi c'erano i nazionalisti croati, trialisti, di cui abbiamo già parlato. Questa è la situazione che noi troviamo alla fine dell'Ottocento. Il litorale austriaco, questa immagine risale al 1897, cioè alla fine del secolo. Noi lo chiamiamo litorale austriaco? Loro lo chiamavano, cioè scusate, per l'Austria il litorale austriaco, per noi era la Venezia Giulia, un termine coniato da, grazie a Dio, Isaia, forte? Grazie. La reazione degli austriaci è un decreto del 12 novembre del 66 in cui l'imperatore, che sarebbe Francesco Giuseppe, per preciso ordine di sua maestà, un preciso ordine per la germanizzazione e slavizzazione con energia e senza riguardo per contrastare gli italiani, che comunque erano una minoranza nel grandissimo impero austro-ungarico. Quindi noi, la popolazione italiana, subisce discriminazione e la chiusura di scuole italiane. Un piccolo salto, il 24 maggio del 1915 l'Italia entra in guerra. Vedete sulla sinistra che entra in guerra dopo aver firmato il patto di Londra di poco precedente, di quasi un mese precedente, cioè del 26 aprile del 15. E poi le altre invece sono le terre che verranno date dopo la fine della guerra. Il patto non viene rispettato, voi vedete la Dalmazia, sì che la vedete. Ecco, il patto prevedeva che l'Italia acquisisse l'intera Dalmazia, cosa invece poi non è successa. Vedete la città di Zara racchiusa in quel rettangolo? Ho dovuto racchiudere in un rettangolo affinché anche quelle più lontane da giù, io già sapevo che sareste state anche lontane, molto distanziati, e quindi anche laggiù si vede il rettangolo bene, ragazzi? Sì, sì. Ecco, ho dovuto racchiudere in un rettangolo per farvi capire che ci hanno dato un enclave, cioè una piccolissima città, a differenza forte di quella del Nazio, guardate. Coglierate voi, collega, no? Si vedono queste cartine, questa cartina, e cioè il patto di Londra prevedeva quella zona verde chiaro, l'Italia, vedete la Dalmazia, ma la parte più cospicua erano i territori promessi alla Serbia, tutta quella nella cartina geografica la parte in arancio. Eccola. Ecco, ingrandita, perché volevo farvi vedere anche le isolette di Pelagosa e Lagosta, che avevano una loro funzione, diciamo, a livello militare, naturalmente. Proseguo. Primo dopoguerra, 1939, in tutta l'Europa, dopo la guerra, tutti gli imperi e gli stati vogliono omogeneità etnica, cioè vogliono che tutti si uniformino, che tutti siano uguali. Non c'è, ripeto, non c'è rispetto per le minoranze in nessuna parte dell'Europa, e si cerca di essere, cioè di assimilarli e addirittura casomai di espellerli. In Jugoslavia c'erano minoranze di ungheresi, tedeschi, italiani, macedoni e albanesi. A questi non viene data nessuna autonomia, non solo, ma i croati e i macedoni organizzano un episodio di guerriglia ai quali viene risposto con la repressione e tentativi di assimilazione in Italia. In Italia, nella nostra zona, c'erano minoranze degli oggi amici sloveni e croati. Tentativi di assimilazione, purtroppo, anche nei loro confronti, vengono chiuse purtroppo le scuole, che sono la vita per un paese, no? Per un'identità etnica, culturale. Chiuse le scuole, le associazioni, anche le squadre di calcio, mi capite? Di qualsiasi sport, i cori in lingua slovena, vengono assolutamente proibiti. Era proibito parlare la lingua slovena,
le organizzazioni clandestine slave organizzano degli attentati, purtroppo, e degli incendi di giornali e scuole italiane. E vengono la risposta, la freccetta gialla indica la risposta, vengono perseguitati intellettuali slavi, vengono incendiate sedi di attività culturali a Trieste, Pola e Gorizia. Cosa succedeva di là del confine? C'era dal 1918-19 il regno dei serbi, croati e sloveni e l'uomo che vedete è il re Alessandro I. Nell'aprile del 19, subito dopo, quindi la nascita del paese, quindi la Jugoslavia quando è nata, qua è nata, no? Non è nata. In questo momento si costituisce il regno di Jugoslavia, prima il paese non esisteva. Nasce quasi immediatamente il Partito Comunista Jugoslavo che dipendeva da Mosca. Lo scopo era destabilizzare il regno, perché avrebbero voluto un colpo di Stato, capite? Comunque destituire, allontanare il re e instaurare una dittatura comunista, così come era stato fatto in Russia. E per farlo loro sostengono tutte le piccole nazionalità e minoranze in funzione antigovernativa. Sono troppo difficili queste parole, capite il concetto? Sì. Beh, grazie. Se qualche volta non capite qualcosa, io sono qua, che a cosa servo? Servo a voi. E sono al vostro servizio. Allora, tutte le tendenze separatiste e indipendentiste dei popoli e volevano preparare una rivoluzione di tipo bolscevico sul modello russo. I croati e i macedoni approfittano di questi appoggi, di questa guerriglia, e nascono disordini, tensioni, il rischio di un'insurrezione comunista e di una guerra civile. Purtroppo il re Alessandro viene assassinato da questi gruppi di guerriglieri, diciamo di guerriglia. Ecco la Jugoslavia. La Jugoslavia, io purtroppo lo dico Pablo, all'epoca, purtroppo è stata uno stato tenuto insieme con lo Scotch. Lo Scotch non è attack, sto scherzando, ma mi capite come concetto, eh? Lo Scotch dura poco, bravissimo. Allora, nel 1919, questo regno dei serbi, croati, sloveni, che successivamente nel 29 verrà chiamato regno di Jugoslavia, cioè del regno degli slavi del sud, Jugoslavia, slavi del sud, ok? E aveva queste minoranze di cui abbiamo parlato prima, che dentro c'erano due regni autonomi, perché c'era il regno autonomo della Serbia e del Montenegro, tre religioni, cattolica, e musulmana e naturalmente ortodossa, gli ortodossi, no? Cristiani ortodossi, e due alfabeti, quello che usiamo noi, l'alfabeto latino e l'altro alfabeto, quello cirillico, che assomiglia all'alfabeto greco. Siamo già andati oltre, quindi adesso, per quali motivi gli italiani se ne vanno e che cosa sono le foglie? Stiamo ragionando sul secondo e terzo punto rapidamente. Allora, tra il 17 e il 45, in un'unica slide, tanti anni, si instaurano diverse dittature. Pronti? Allora, la prima a nascere è quella del 17. Il comunismo in Russia, Lenin e poi Stalin, ecco insieme. Lenin a sinistra e Stalin a destra. Nel 22 il fascismo, ho preso un'immagine rappresentativa di Benito Mussolini. Nel 33 il nazismo in Germania con Hitler. E in Jugoslavia nel 45 il comunismo con Tito. Ecco Tito, un giovanissimo Tito lì a sinistra, insieme a Stalin. È vero che lo riconoscete? Erano giovani entrambi. Qui per il nostro scopo, per i nostri scopi, non ho messo la dittatura di Francisco Franco, fascista in Spagna, perché non ha importanza in questo momento in questo discorso. Arriva la Seconda Guerra Mondiale, l'opportunità, diciamo, la Seconda Guerra Mondiale è stata una tragedia da vedere sotto tanti aspetti, ma un aspetto che adesso mi preme è questa, l'opportunità per il Partito Comunista Jugoslavo di cambiare governo. Allora, nel marzo del 41 il principe reggente, lo vedete Paolo, nipote di Alessandro, stringe un patto con la Germania, non volentieri, anzi malvolentieri, spinto da tante motivazioni politiche. Allora nel suo paese avviene un colpo di Stato sostenuto dalla Gran Bretagna e mettono al trono, eccolo qua, questo giovanissimo in mezzo, a 18 anni, Pietro, che fugge, è costretto a fuggire a Londra perché dopo pochissimi giorni Hitler fa bombardare Belgrado e quindi praticamente non c'è storia, no? E il paese, la Jugoslavia, viene invasa dalle forze dei nazisti, adesso vedremo fra un attimo, eccoli qua, nazifascisti ungheresi che nel 41 aggrediscono la Jugoslavia e se la dividono. Voi vedete che il colore prevalente è il colore rosso. Esatto.
viene una grande parte viene affidata alla Croazia che è filo nazista. Il verde è all'Italia, il marrone all'Ungheria, lo vedete in alto, vicino all'Ungheria, e il blu è la Germania. Noi abbiamo la provincia di Lubiana, perché c'è scritto Lubiana nella parte blu, ma naturalmente il puntino è sotto. Qua purtroppo. Allora, gli sloveni che sono stati invasi, ricordiamo, hanno risposto con una dura guerriglia nei confronti degli invasori. Noi parliamo per noi adesso, no? Nella provincia di Lubiana. La risposta dei nazisti e dei fascisti è rastrellare, devastare, incendiare, anche uccidere naturalmente, e deportare di migliaia di civili, intere famiglie, compresi bambini, con vecchi, donne e bambini, per ridurre l'appoggio popolare ai partigiani e anche praticamente uccisioni così a caso, no? Per rappresaglia purtroppo. E queste persone vengono raccolte in campi di concentramento dove non li uccidevano per modo di cielo, però voi vedete, morivano di fame, di freddo, per epidemie, vedete questi nuovi bambini. Nel campo di concentramento di Gonars, Visco, sono più famosi per i bambini, Arbe, che è un altro, sì, assolutamente, a Gonars c'era un campo di concentramento. E oggi è segnalato, che per tanti anni, come per noi, per il giorno del ricordo, non è stato detto nulla, assolutamente sì, purtroppo a Gonars c'era un campo di concentramento italiano per ragazzi, per famiglie slovene. Ecco che conosciamo Josip Broz Tito. Quest'uomo è nato alla fine dell'Ottocento, e quindi nella prima guerra mondiale aveva poco più di 20 anni. Ed è stato ovviamente in questa zona era tutta, no? Sotto l'Austro-Ungheria, quindi è stato un soldato ungarico ed è stato catturato sul fronte russo. Si è unito ai bolscevichi, si è arruolato nella Armata Rossa, ha aderito al Partito Comunista Sovietico, ha fondato il Partito Comunista Jugoslavo, è stato condannato per motivi politici dalla monarchia che regnava allora, abbiamo visto, no? In Jugoslavia, è stato incarcerato. Nel 1935 torna in Russia, viene inviato in Spagna durante la guerra civile, no? Durante, diciamo, gli scontri del 1936, ed è diventato un dirigente del Comintern. Addirittura Stalin l'ha nominato segretario appunto del Partito Comunista Jugoslavo, fino al 1948 lo ha seguito, poi viene espulso. È stato espulso perché progettava di creare, sotto la propria leadership, cioè comando, una federazione balcanica con Romania, Bulgaria, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria e Grecia. Non appena rientra in Jugoslavia nel momento della seconda guerra mondiale, elimina ogni oppositore, vero o presunto, jugoslavo, italiano o tedesco. Nel 1946 viene scomunicato dal Vaticano. E adesso entriamo proprio nel merito nostro, con qualche slide, cioè le stragi, dove e quando avvengono. Nella parte evidenziata in colore rosso, giusto? Cioè Istria, Fiume e Dalmazia. Dall'autunno del 43 fino al 47, i partigiani dell'esercito di Tito uccisero chiunque potesse costituire un ostacolo per il regime comunista e per l'annessione di quelle terre alla Jugoslavia. Deportarono e uccisero migliaia di persone di ogni età, ceto sociale e ideologia politica. Le vittime morirono non tutte nelle foibe. Il nome foibe è onnicomprensivo, è come se fosse un grande insieme all'interno del quale purtroppo ci sono morti di tipo diverso naturalmente. Morirono fucilate, annegate, gettate nelle foibe o per maltrattamenti, fame, malattie nei campi di concentramento. Morirono fascisti, antifascisti, cattolici, socialisti, comunisti, membri del Comitato di Liberazione Nazionale, dipendenti pubblici, insegnanti in particolare, sacerdoti, industriali, operai. Le vittime, allora, secondo gli studiosi, facendo una stima, tra le 6.000 e le 10.000 sono le cifre. Ecco l'esercito, una delle poche foto dell'esercito di Tito che entra nella città di Pola. Le parole del nostro presidente Sergio Mattarella a riguardo, ascoltiamole con attenzione. Queste sono di quest'anno. I crimini contro l'umanità scatenati in quel conflitto non si esaurirono con la liberazione dal nazifascismo, ma proseguirono nella persecuzione e nelle violenze perpetrate da un altro regime autoritario, il regime comunista.
Tanto sangue innocente bagnò quelle terre. L'orrore delle foibe colpisce le nostre coscienze. L'anno precedente, scusate, nel 19 in questo caso, aveva affermato, sempre a questo riguardo, non si trattò, come qualche storico negazionista o riduzionista, cioè che cerca di ridurre i fatti, e come qualcuno ha cercato di insinuare, di una ritorsione, vuol dire una vendetta in questo caso, per voi, contro i torti del fascismo, perché tra le vittime italiane di un odio comunque intollerabile, che era ideologico, etnico e sociale, vi furono molte persone che nulla avevano a che fare con i fascisti e le loro persecuzioni. Ci furono due ondate di violenze, 43 e 45. Nel 43 il simbolo è sicuramente Norma Cossetto, una giovane studentessa di 23 anni che a 11 anni era venuta a Gorizia e aveva studiato al liceo classico di Gorizia, in fondo via 20 settembre, se uno sa dov'è, dormendo dalle suore Notre Dame. E poi ha proseguito gli studi nell'Università di Padova. Lei era una studentessa istriana, vedete che ho individuato i paesi dove è vissuta e dove purtroppo ha trovato la morte. In blu, Santa Domenica di Visinata, dove è nata e vissuta, e poi in rosso, Antignana, la foiba di Villa Solana. Questa invece è l'immagine del papà del signor Francesco, che avrebbe dovuto venire oggi, ma ha 86 anni e non c'è confine, abita oltre la regione, no? Oltre i confini della regione, a San Michele, a Tagliamento, suo figlio ovviamente, no? Questo è il padre. Questo signore, vedete, povero, era nato a Rovigno nel 1934 ed è stato gettato nella foiba di Vines nel 1943, quindi fa parte di questo blocco di persone della prima ondata. Era una persona molto normale, un pittore, decoratore, torno indietro, vedete, probabilmente per lui era stata una vendetta personale, perché sono stati uccisi o esponenti e collaboratori dei fascisti, oppure italiani socialmente elevati, insomma, di rango. Questo era il signor Tromba. Accanto il signor Francesco ha creato una specie di collage per metterci accanto la mamma. In realtà non è mai stata scattata questa fotografia, perché il signore è morto, no? Nel 34, mentre la signora è vissuta molto dopo, grazie al cielo. Questa è un'immagine che ricorda la riesumazione dalle foibe. Nel 45, la seconda ondata, a guerra finita. Avete già parlato delle foibe in classe, quindi non occorre che ci soffermiamo. In particolare noi a Gorizia, qui dietro, siamo a due passi dal Parco della Rimembranza. Rimembranza, anche questo è un modo di dire ricordo naturalmente. E lì c'è il lapidario con il nome di 665 persone che sono state deportate da Gorizia e sono state uccise o comunque sono scomparse in qualche, anche soltanto in qualche caserma, o sono morti durante il tragitto, o sono morti di fame, per maltrattamenti, per pestaggi, oppure sono stati gettati nelle foibe oltre confine. Cosa sono le foibe? Il classico, diciamo, schema che era stato creato, fatto anche per i soldati alleati che non sapevano che cosa fossero, come disegno, no? Sappiamo che sono delle cavità carsiche sparse dalle nostre parti fino all'Istria, profonde anche 200 metri, nelle quali venivano gettati morti o ancora vivi uomini e donne, reali o potenziali oppositori del regime comunista di Tito. Un'altra immagine, andiamo via avanti veloce, un sacerdote che benedice i resti. Passiamo all'oggi. Allora, c'erano le foibe? Quante erano? Noi non abbiamo potuto, finita la guerra, potevamo certamente guardare oltre il confine, ma questo l'hanno fatto i nostri amici sloveni. La commissione del governo sloveno, istituita negli anni 90, ha lavorato quasi 20 anni e in 20 anni ha individuato, vedete le crocette, sono di diverso colore, oppure i triangolini. Ha individuato 700, ma non sono tutte segnate qua, sapete, queste sono le principali, 700 fosse comuni o foibe in Slovenia, per un totale, guardate sotto, anche giù in fondo riuscite a vedere la stima in giallo, vittime stimate, 90.000 persone, sono croati, sloveni, tedeschi, italiani. Quest'uomo è il presidente della Repubblica della Slovenia, Borut Pahor, e questo lui ha affermato con molto coraggio dopo tanti anni. La Slovenia ha iniziato a gestire una delle sfide storiche più drammatiche. È il nostro dovere umano e di Stato quello di seppellire in maniera civile le vittime delle uccisioni del dopoguerra, perché sono nascoste in queste fosse, capite?
montagne di... purtroppo ci sono tanti tanti corpi, mi capite, tante tante ossa, non si possono più riconoscere, anche quell'esame del DNA sarà fatto solo per pochi, in pochi casi. Non cambiamo certamente la storia, ognuno riconosce quello che è successo, i drammi del fascismo, del comunismo, l'importante è cambiare il futuro. Questa è l'entrata, soltanto alcune immagini, della famosa miniera di Udayama, anche chiamata Barbara Pitt, no? Praticamente è l'ingresso della miniera. Dopo con Tito hanno murato, non era più possibile entrare, hanno fatto diverse intercapelline di cemento armato e di mattoni per impedire a nessuno di entrare più. Ci sono diverse entrate in realtà, no? Perché è stato usato come fossa dove oggi si stimano 2000 persone sono state gettate. E entravano a piedi con le proprie gambe, perché per 2000 persone sarebbe stato complicato, no? Trasportarli all'interno. Quindi li portavano lì con delle corriere. Li facevano, era tutto organizzato, scendevano, li costringevano, spingendoli ad andare avanti, avanti, avanti dentro i tunnel della miniera, e arrivati nel posto di qua o di là, su e giù nelle gallerie che erano state stabilite per quel gruppo, per quella corriera, venivano uccisi, veniva sparato, erano colpiti, ma poi sono morti per conto proprio molte volte, no? Dopo tanto tempo dentro. E con un'altra immagine della commissione governativa, naturalmente ha autorizzato l'apertura, no, di questi diaframmi, di questi muri. Questa è l'unica immagine che mi permetto di farvi vedere, perché ce ne sono tragiche su internet. Questa è la più, diciamo, possibile vederla. Dentro questi sacchi bianchi sono, ci sono tante ossa praticamente dei poveri che sono stati uccisi a Udayama. Questa invece è di Tesno, vicino a Maribor, è in una cartina geografica. Nella cartina geografica Tesno si trova, hopla. Vedete Maribor lassù in alto? In alto a destra, la vedete Maribor? Ok, quella è Maribor. Nella zona vicino a Maribor, a Tesno, stavano costruendo l'autostrada, vero che si nota? E con gli svincoli, vedete che c'è tutto un bosco, no? Hanno dovuto ovviamente abbattere, disboscare e passare in mezzo. Ebbene, facendo quei lavori, hanno scoperto, in realtà esiste, la gente del luogo qua e là sapeva queste cose, ma in epoca, durante l'epoca del regime di Tito, non avevano il coraggio di dirlo a nessuno, perché rischiavano di morire se qualcuno parlava di queste cose. Quindi hanno scoperto, riscoperto una trincea anticarro dei tedeschi, ma non era nulla, era un buco, un fossato, lunga 1 chilometro e larga 3-4 metri e profonda, in cui si stima che siano stati nascosti, occultati significa nascosti, i resti di 15.000 persone, militari, prigionieri, che si erano arresi. E c'è anche una convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri, intendo, no? Di guerra. E i civili, purtroppo anche le famiglie che li accompagnavano. Non preoccupatevi, non vedrete nulla, solo una fase degli scavi, non vedete nulla. Ma per capirci come lavoravano per poter trovare questi resti. E questo è il vice direttore della direzione della polizia criminale di Lubiana. Lo Stato sloveno è un poliziotto. Lo Stato sloveno è pronto per seguire i colpevoli degli omicidi di massa di quegli anni. Voi mi capite, è successo in quegli anni 40, oggi praticamente i colpevoli no, non ci sono più. La commissione ha ritrovato 700 siti con 90.000 vittime, croati, sloveni, tedeschi e italiani. Questo è Mitja Ferenc, docente di storia dell'Università di Lubiana e fa parte di questa commissione. E lui, insieme agli altri, hanno affermato che questi omicidi di tante migliaia di persone in pochi giorni, comunque in pochi mesi, sono stati programmati. Era impossibile organizzarli senza il sostegno delle più alte autorità politiche della Jugoslavia. E Pavel Jamnik dice: io appartengo a una generazione che ha studiato a scuola il passato e abbiamo creduto a quello che ci hanno detto, cioè che il regime di Tito era a posto, che andava tutto bene. Non ci hanno detto niente di quello che stiamo scoprendo ora. E allora ci chiediamo perché sono andati via da Pola i nostri italiani, ce lo chiediamo ancora? O non vi serve che no, è vero? O non serve chiedersi perché sono scappati? No. Ecco qua l'esodo da Pola, alcune immagini tipiche, l'imbarco sulle Toscana, ma non solo sul Toscana, e stava altre anche. Sono famiglie intere con i bambini. Dove sono andati gli esuli?
In molte città in Italia sono stati accolti molto male, con ostilità, chiamati fascisti, umiliati. A Gorizia no, perché Gorizia conosceva questa situazione, perché l'esercito di Tito aveva occupato Gorizia per 40 giorni e in 40 giorni hanno deportato quei 665 persone, no? Quelle persone di cui prima abbiamo accennato. Quindi si sapeva il terrore che poteva incutere Tito. Ma l'Italia era povera, offrì ricovero in caserme, per esempio a Gorizia nella caserma Guella, quella di piazza Cesare Battisti vicino all'UGG. Poi le casermette, nelle scuole, nei conventi, nei magazzini, dove qualcuno rimase per 10, 15, 18, 20 anni addirittura. Provate a pensare a vivere in una scuola, appendevano delle coperte da una parte all'altra del muro, ci mettevano delle coperte oppure del compensato, qualche cosa così, un po' di legno, di legname, mettevano dei letti a castello, bagno unico per tutto il corridoio, mi capite? Non si poteva cucinare, bisognava andare a mangiare alla mensa. Proseguo, questo è il magazzino 18, dove ancora oggi a Trieste troviamo i beni degli esuli, e Simone Cristicchi ha fatto una sceneggiatura di uno spettacolo che ha girato per tutta Italia, e questa bambina che lui tiene in braccio ricorda la strage di Vergarolla, cioè la strage in cui morirono oltre 80 persone a causa di alcune bombe che erano state innescate nuovamente per farle scoppiare e per farle, in un certo senso, per chiaro, per mandare via gli italiani da Pola, almeno così è stato interpretato dagli italiani che li abitavano. Questi sono quei esempi di campi profughi, non è proprio il massimo del comfort. Oltre 100 campi profughi, 80.000 persone sono rimaste nella nostra regione, 180.000 resto d'Italia, 70.000 via. Giuseppe Tromba, l'abbiamo vista prima, aveva tre figli, Luciana di 14, Francesco di 9, il signor Francesco, ed Eleodora di 5 anni. E con la mamma a sinistra, allora, quando lui era piccolo, a 9 anni, sono entrati a casa sua di notte i partigiani, ed erano comunisti, ed erano di Rovigno, la città dove lui abitava. Hanno trovato suo papà, che era nascosto in casa, e poi uno dei partigiani di notte, era piena notte, le due bambine erano vicine alla mamma, che stavano strette. Il bambino invece aveva 9 anni, aveva giocato tutto il giorno ed era stanco morto. Non si era svegliato, con tutto ciò che avevano spinto, avevano battuto con i fucili sulla porta, ma lui era nella stanza più lontana e non aveva sentito niente, dormiva. Allora uno dei partigiani è entrato nella stanza sua e ha tirato sulle coperte per vedere che bambino era, cioè se era un ragazzo grande l'avrebbero preso via. Allora la mamma ha detto, no, il mio bambino è piccolo, no, e già gli portavano il marito. Allora un partigiano ha detto all'altro, no, guardando il bambino, boh, lasciamolo, è il zeppiccio, vuol dire, no, lasciamolo stare, è piccolino, non lasciamolo in pace. Però dopo pochi mesi la mamma, vedete, è stata anche incarcerata e portata a Fiume, la signora sulla sinistra, ha dovuto lavorare nelle cucine di una caserma. I bambini sono stati senza mamma, senza papà, ucciso nella foiba di Vines, hanno dovuto andare in orfanotrofio, in tre orfanotrofi diversi, dove non si sono visti per tanto. Lui è finito a Venezia dopo, prima a Pola e poi a Venezia. Ecco, nel 49 lui è maschietto a sinistra e la mamma è mezzo seduta e a fianco c'è la sorellina più piccola. Sono venuti da Lecce, perché erano varie Lecce che abitavano, sono venuti a trovarlo soltanto un paio di giorni, perché sono rimasti separati per anni e anni a causa di questo. Eccolo lui. Nel 2011 ecco Francesco a Pola, vicino al suo orfanotrofio, che era proprio di fronte, questo era quello che vedeva lui dalla finestra, e infatti questo è il muretto di fronte. Eccolo a Rovigno, lui guarda la sua casa, che è questa rossa, in alto, al secondo piano. Non ha più, ovviamente io dico la sua casa perché poi non è sua, no? È stata portata via. Non è più. Le proprietà degli italiani che abitavano in Istria sono state prese dal governo come ricompensa praticamente per i debiti di compensazione per i debiti di guerra. Guardate. Oggi però il signor Francesco, eccolo qua, la foto risale a 2 anni fa quando era a Udine, è una persona squisita, si capisce? È una persona coccolissima, viene con me già da una decina d'anni a fare delle conferenze a Grado, dove è molto amato da insegnanti e studenti. Concludo con le parole di Mattarella, le più recenti, e cioè in queste stesse zone
che furono nella prima metà del Novecento teatro di guerre, di fosche tragedie, oggi condividiamo con i nostri vicini di Slovenia e Croazia, quindi è tutto cambiato, grazie al cielo, pace, amicizia e collaborazione, con il futuro in comune in Europa e nella comunità internazionale. Queste parole erano del 2020. Da questi valori, cioè la pace e l'amicizia, discendono progetti altamente apprezzabili, come la scelta di fare di Gorizia Nova Gorizia, insieme, congiuntamente, la capitale della cultura europea per il 2025. È una cosa molto importante questa per noi. Atti di alto significato simbolico che dimostrano una volta di più come l'integrazione di italiani, sloveni e croati nell'Unione Europea abbia aperto alle nostre nazioni orizzonti di solidarietà, di amicizia, collaborazione e sviluppo. E quindi abbiamo voltato pagina. Ecco il presidente Mattarella, il presidente della Repubblica della Slovenia, Pahor, che avete visto nell'altra immagine, quindi sapete chi è. Mano nella mano, davanti alla foiba di Slovenia. E questo è quello che voi dovete ricordare per sempre. Chiudere nella vostra mente con questa splendida immagine di amicizia. Grazie ragazzi, ho finito. Grazie. Abbiamo lavorato per un paio di mesi. Bene. Allora, io sono Emma e adesso vi parlerò appunto del nostro progetto che abbiamo vinto. Che si intitola Emma come? Di Sebastiani ci dopo la New York. Il progetto si è diviso in due parti, in un universitario e nella sua custodia. No, il porto ricettario era solo una semplice scatola, ma con il nostro impegno e la nostra dedizione è diventato qualcosa di illuminante. Tanto che sul fondo della nostra scatola si trova un piccolo impianto elettrico fatto da me che illumina la nuvola tramite un doppio fondo e anche il ricettario. La luce simboleggia la speranza che Lidia non ha mai perso. Il ricettario invece è qualcosa di un po' più complicato, è suddiviso in bandiere come si può vedere. Si parla della bandiera dell'Istria, poi Pola, Trieste, che simboleggia i due anni che ha passato la Resia e Sabba, poi il grande salto che ha compiuto con la sua famiglia, poi quello di andare in America. In fondo c'è anche un piccolo scomparto che contiene dei sacchetti con le erbe aromatiche che simboleggiano ancora di più la cucina. Anche i colori non sono lasciati a caso, come si può vedere, sono i colori della bandiera dell'Istria, blu e giallo, in questo caso più brillantini. Tutto quanto è ricoperto da immagini di Lidia, della sua famiglia, di tutto quanto. È suddiviso in schedine con scritto dentro che raccontano la vita che il mio compagno vi racconterà. E anche il tappo decorato con l'arena e la foto sua. Ma che carina questa foto, come l'avete avuta? Su internet. Wow, veramente complimenti. Adesso vi racconterò la sua storia. Lidia nasce a Pola e viene battezzata di nascosto perché non era permesso di accedere alle chiese per i cristiani. Il suo secondo nome è Giuliana, come la regione in cui si sono spostati successivamente. Una volta si suddivide in due scenari: la casa di Pola, dove vive con la famiglia, e la casa a Bussole, dove vive la nonna, e c'è un giardino gigantesco dove ci sono molte erbe aromatiche che a lei piacciono molto. Inoltre poi si sposta a Trieste. Lei non lo sa perché per problemi di sicurezza i genitori non glielo dicono. Una volta arrivata a Trieste va a casa di zia Nina, dove impara una cucina più, diciamo, più elaborata. Successivamente decidono di spostarsi in America, prima però devono passare alla Riviera di San Sabba, dove per due lunghi anni rimangono in condizioni molto brutte, come diceva la professoressa, e privi di intimità. Difatti si sentivano tutte le voci dei soldati e degli altri rifugiati.
si spostarono a Genova per fare dei controlli medici per spostarsi in America. Dopo il verdetto, prese un aereo con all'interno 350 passeggeri e alla madre, che era una maestra, gli affidarono un bambino. Una volta arrivati all'enorme aeroporto di New York, il bambino che gli era stato in consegna venne restituito alla Croce Rossa. Poi si spostarono a Manhattan, dove l'hotel Walcott li ospitò. Lo Stato gli diede anche dei soldi per le prime spese. Poi si spostarono ad Astoria, nel New Jersey, e infine ritornarono a Manhattan, dove conobbe Felice Bastianich. Durante il viaggio di nozze andò alle cascate del Niagara e poi subito in Istria. Lei aprì con Felice il primo ristorante a Manhattan, poi anche il secondo, e infine decisero di venderli entrambi e aprirne uno nuovo sempre a Manhattan, che si decise di chiamare Felidia. Arrivarono al giorno dell'inaugurazione con i soldi contati e la paura di fallire. Invece fu un grandissimo successo. Lei è molto grata ai suoi figli che l'aiutano e anche che hanno saputo capire il sacrificio che stava facendo, e anche ai suoi genitori che hanno passato una vita non bellissima per permettere al suo fratello e a lei una vita migliore. Adesso passo la parola a Giovanni. Solo una cosa, ragazzi, ecco questa immagine qua. Lidia, noi la conosciamo come la mamma di Joy, in realtà è famosissima in America, ha scritto numerosi libri di cucina italiana. Cioè, quindi lei è stata un'ambasciatrice della nostra cucina negli Stati Uniti. A casa sua, come vedete nell'immagine sull'angolo, lei ha avuto per 15 anni una troupe televisiva che l'ha ripresa e che quotidianamente ha mandato una striscia su un canale importante della TV americana, in cui lei appunto insegnava a cucinare. Quindi è stata colei che in qualche modo ha esportato la nostra vera cucina con i nostri, appunto, gli alimenti originali, va bene? Quindi parole, dimmi. Come parlo di cotto mangiato? Simile, esatto, solo che noi italiani abbiamo tante ricette, parliamo sempre di cucina italiana, però di cucina italiana in America è un po' anche come esportare una cultura, capisci, no? E lei si è fatta promotrice di questo, ed è un ruolo importante. Grazie Giovanni. Adesso passo la parola a me. Circa un mese fa è venuta questa troupe da Roma per registrarci. C'è stato molto lavoro perché dovevamo ascoltare le loro indicazioni e dove metterci. Quando avevamo saputo che avevamo vinto, sono rivenuti circa 10 giorni fa e ci hanno registrato e noi dovevamo rispondere alle loro domande che ci facevano e come avevamo reagito alla nostra vittoria. Bene, concludiamo allora. Quando ho scoperto che avevamo vinto, cioè eravamo qua a progetto in Alemania e quindi c'era un po' di caos e non avevamo ben capito, però poi abbiamo realizzato che avevamo vinto questo progetto. Eravamo tutti molto felici e abbiamo capito che collaborando con impegno il risultato sarà benissimo. Abbiamo iniziato a lavorare da casa durante le vacanze di Natale, mentre la nostra professoressa ci parlava un po', ci spiegava di cosa si trattava questo progetto. Tornate a scuola abbiamo subito iniziato perché il tempo non era molto, perché sperando che tutto il progetto vada secondo i nostri piani. E appunto così è stato. Infatti abbiamo vinto questo concorso e siamo riusciti a ottenere questa targa. E Lidia, che reazione ha avuto? E in più abbiamo inviato dei video messaggi a Lidia, alcuni dei miei compagni di classe, se non sbaglio 4 o 5, e Lidia ci ha risposto uno a uno.
l'immagine di un'immagine dei videomessaggi.